Pensavo che fosse facile distruggere le cose, insomma mi viene bene distruggere tutto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in una mappa veramente fantastica perché al posto di costruire le case le dovremmo distruggere con la TNT. Che c'è di meglio di distruggere le cose e vedere se si distruggono? Penso niente. Esatto, siamo nella Total House Bombover, una mappa in cui abbiamo un numero di TNT limitato, quindi non potremo fare tanto casino. E con questo numero di TNT appunto dovremo distruggere le case. Ci sono diversi livelli, livello 1 con 3 diverse difficoltà, ovvero la difficoltà facile, normale e difficile. Il livello 1 in teoria potremmo farlo anche con la difficoltà difficile, però non so effettivamente se poi ce la facciamo. Sinceramente io voglio fare un po' di casino, quindi direi di iniziare con la modalità normale. Intanto vi ricordo di lasciare un bel like se volete altri video di questo tipo e volete il secondo episodio di questa mappa, perché sicuramente non riusciremo a finire tutti i 10, se non sbaglio, sì, i 10 livelli in questo episodio. Quindi iniziamo subito livello 1, difficoltà normale. Ok, che schifo è questa? Questa tu dimmi come fai a chiamarla casa. Guarda questa casa da noob. Questo non è come le persone dovrebbero costruire. Diamogli una lezione distruggendo la casa e facendola saltare in aria. Allora, io non so sinceramente se dobbiamo far saltare in aria anche sta terra qua. Questa mappa l'ho giocata ma un botto di tempo fa. Comunque, iniziamo subito. Allora, una TNT qui, poi una dentro, una qua fuori, dipende se dobbiamo distruggere anche il terreno, però penso di sì. E una proviamo qua sopra. Ok, vediamo, è il momento della verità. Diamo fuoco a questa TNT che è la più vicina tra tutte e vediamo. E vediamo se esplode, se la casa salta in aria oppure no. Ok, sta esplodendo, mio Dio, sì, ce l'abbiamo fatta. Ok, livello 1 finito proprio subito. Ok, sì, dai, forse livello 1 era facile. Vediamo se livello 2 è allo stesso livello. Allora, questa qui è sicuramente una casa migliore di quella di prima. Quella di prima era veramente una casa per nabetti. So che questo vetro qui serve per piazzare, diciamo, delle TNT oppure per raggiungere zone, diciamo, più alte. Poi questi vetri, nel momento in cui daremo fuoco alla TNT, scompariranno nel nulla. Comunque, allora, io direi di piazzare una TNT qua dietro. Ne abbiamo 10, quindi ne abbiamo molte più di prima, però la casa è altrettanto molto più grande. Ok, ne piazziamo anche un bel po' dentro perché altrimenti qua non esplode niente. Ci manca l'ultima TNT che sinceramente metterei tipo qui in mezzo. Vediamo, sì, sembrano essere distribuite bene. Spero che si distrugga tutta la parte fuori. Magari questa la piazza qui e va meglio. Ok, proviamo a dar fuoco a questa e vediamo se funziona. Vediamo se la casa esplode oppure se rimane qualche blocco. Ok, sì, sta esplodendo. Non ci credo! Dai! Una L fatta di 4 blocchi e... No! Allora, mappa, capiamoci bene. Io non ho voglia di star 20 anni qui per solo un piccolo livello. Perciò fammi finire in fretta. Magari questa TNT potrei piazzarla direttamente sopra. Forse sarebbe meglio. Tanto, raga, ricordatevi che questi blocchi qui che piazziamo spariranno. Ok, proviamo a dar fuoco a questa e vediamo se l'esplosione avviene. Ok, sta esplodendo ogni cosa e la casa è distrutta. Ce l'abbiamo fatta, livello 2 completato. Guardate i fuochi d'artificio che festeggiano la nostra riuscita. Comunque, livello 3, vediamo se sarà... Ok, abbiamo 27 TNT che sono veramente veramente tante. Però la casa non è per niente piccola. Allora, io direi di piazzare una TNT qui, una qui, una qui, poi una qui, dentro in maniera abbastanza scacchiera. Poi qua intorno mettiamoci qualcosa assolutamente per far esplodere questa parte qui. Ok, ci avanzano ancora 11 TNT, quindi direi di ampliare le TNT qua per far esplodere la piantagione, perché ce ne sono ancora poche. Magari ne mettiamo allora un'altra, potremmo metterla proprio qui in mezzo. Poi delle TNT qua dietro, che sinceramente come zona non l'avevo nemmeno vista, nemmeno qua intorno. Ok, ne mettiamo un'altra qui e un'altra qui. Penso che abbiamo finito, possiamo dare fuoco alla prima TNT e vediamo se salta in aria tutto. Io sono curiosissimo perché guardate quante sono. Sta esplodendo ogni cosa e ce l'abbiamo fatta al primo colpo. Il livello 3 mi sa che era ancora più facile del livello 2 perché c'erano tantissime TNT. E comunque ce la stiamo facendo. Livello 4, allora vediamo. Difficoltà normale. Questa è una casa di un villaggero copiata. Ma che cavolo? Diamogli una lezione facendola esplodere. Ok, vediamo il malandrino che ha rubato la casa del villaggero facendo finta che fosse sua. Eh no, non si fanno queste cose, non si rubano le case. E quindi noi, per dargli una lezione, adesso gliela faremo esplodere completamente. Guardate quante TNT questa casa non ha via di scampo, ma che poi sembra ancora più piccola della casa precedente. Vedo che c'è molto tetto da far esplodere e niente.
niente, penso che insomma gran parte della casa l'abbiamo già bombardata di TNT, una qui sotto, e direi che possiamo iniziare. Andiamo all'interno e accendiamo appunto la prima TNT. Ok, eccoci, l'abbiamo accesa e vediamo che esplosione megatomica che farà. Oh mio Dio, guardate, stanno esplodendo tutti insieme. Vabbè, ma a livello... Ok, riproviamo con lo stesso identico layout. Vediamo se è stato solo un errore di esplosione o comunque se non sono esplosi tutte. Penso che così però debba funzionare. Sì, infatti così ha funzionato, con lo stesso identico layout. Quindi, boh, non lo so, un problema di esplosione, va a capire che è successo. Comunque andiamo subito a livello 5. Allora, oh mio Dio, questo sarà difficile da tirar giù. Allora, mettiamo tante tante TNT nascoste. È molto importante che ne mettiamo veramente tantissime, in modo tale da far esplodere tutta la parte dentro. Poi qua non ha tanta parte fuori, quindi ok, dentro è un campo minato. Guardate quante cavolo ce ne sono. E ce ne sono anche sopra sul soffitto. Quindi sicuramente dentro salterà in aria tutto, mentre qua la parte fuori bisogna un attimino riempirla. Ah cavolo, c'è anche questa erbetta. Ah, bisogna distruggere anche questo. Ok, proviamo a fare un lavoro del genere. Il problema è che ci avanzano veramente pochissime TNT. Sì, questo qui potrebbe essere un grosso problema, perché ora ci manca tutta la zona qua del tetto. Oh mio Dio, sono caduto. E infatti guardate quanto cavolo ci manca ancora. Forse sono un po' troppe poche TNT per tutto questo, per tutta questa grandezza. Ok, allora sinceramente penso che sopra non esploderà tutta, perché ci sono ancora poche TNT. Però vediamo fino a che punto si ferma l'esplosione. Ok, accendiamo la prima TNT e vediamo cosa esploderà e cosa invece rimarrà intatto. Allora, sta esplodendo tutto praticamente, però non sono arrivate le esplosioni nel soffitto qua. Infatti non sono arrivate. Secondo me non sono arrivate per un altro errore di esplosione. Riproviamoci. È molto strano, infatti ora si sono accese tutte. Vediamo. No, non ci credo, solo 3 blocchi. Per 4 blocchi non mi ha fatto completare questo stupido livello. Ok, riproviamo ancora. Magari dobbiamo accendere un'altra TNT. Proviamo ad accendere questa, per esempio, una TNT a caso. Ok, si sta esplodendo e sta scatenando il delirio. Guardate. No, non sono esplose questa volta. Cavolo, pensavo esplodessero tutte. Io ho un'idea. Accendiamo prima queste qui, tipo questa. No, anzi, questa qui, e vediamo se l'esplosione continua per tutto l'edificio. Penso proprio di sì, perché non dovrebbe continuare. E infatti, guardate, si stanno accendendo tutte. E vediamo se l'abbiamo completato questa volta. Dai, ma non è giusto. 2 hours later. Rimangono sempre queste, non c'è niente da fare. Magari dobbiamo spostare quelle sopra, per esempio. Magari qua, dato che ce ne sono due, magari questa qui potrebbe non servire. Ne mettiamo un'altra qui all'angolo, in questo modo. E vediamo se così esplode. Ok, vediamo. Momento della verità. Esploderà tutto il mulino? Non lo so. Non penso però, perché le TNT sopra non ci sono accese. 1 eternity later. Allora, proviamo ad accendere ora la TNT giusta, quella che abbiamo acceso all'inizio, che era questa qui. E vediamo se si scatena ancora un'altra reazione a catena. Sì, ok, sì, si stanno accendendo tutte. No, scherzo. Forse vi dico la verità, non sono queste le TNT che dovremmo accendere. Magari se noi andiamo a questo piano qui, al piano diciamo intermedio, potremmo far esplodere questa TNT. E questa qui è molto molto vicina a quest'altra, quindi vediamo se esplode anche l'altra. Ok, sì, è proprio quello che volevo, però purtroppo non sono esplose queste. Allora, questa proviamo a spostare un po', mettiamola qui. In questo modo, io accendendo questa, farò esplodere anche quell'altra. E vediamo se esploderanno anche le altre intorno. Esatto, volevo proprio far questo. Ne sono rimasti pochissimi. Non esplodono queste, ok. Io sinceramente penso che dovremmo metterlo in difficoltà facile. In questo modo avremo più TNT e sicuramente sarà un po' più facile. Ok, è pieno zeppo di TNT, metto l'ultima qui al centro. Ah no, ne ho ancora un'altra, mettiamo l'ultima qui e vediamo. Io farei esplodere questa che tocca per terra e raga è pieno di TNT, oh mio Dio. Oh mio Dio, sono tantissime, guardate che esplosione atomica. E dai però, è la pietra il problema, è la pietra che non esplode. Riproviamoci ancora, perché magari c'è qualche TNT che è scoppiata lontano, che non ha fatto tanto casino. Allora vediamo. E infatti vedete che alcuni TNT poi vanno ad esplodere lontano. Non va bene, però bisogna ammettere che è complicato. Ok, vediamo. Sì, non ci credo. Non ci credo, ce l'abbiamo
fatta anche il livello 5. Oh mio Dio, ci ho messo 10 minuti solo per questo livello e non mi immagino gli altri quanto cavolo saranno difficili. Quindi raga, per questo video è tutto, vi ringrazio di averlo visto fino a questo punto. Il livello 5 è stato veramente impossibile, però con la modalità facile alla fine siamo riusciti a distruggere tutto il mulino. Vi ricordo di lasciare un like se volete l'altro episodio di questa serie della Total House Bomb Over, una mappa che è veramente infame raga. Pensavo che fosse facile distruggere le cose, insomma mi viene bene distruggere tutto. Ok, mi raccomando, passate in descrizione il link di Instagram e Telegram per non perdervi tutte le notizie riguardanti il canale. Attivate la campanellina e scrivete nei commenti hashtag campanellina per essere salutati nella prossima live. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi il prossimo video. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciurma!